Sembra che l'agenzia abbia fatto di tutto per coprire quello che ha fatto. Le sue ultime parole sono state: voglio vivere. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. In questa storia andremo ad esplorare un po' il mondo degli idol e quali sono i retroscena. Generi musicali come il K-pop stanno esplodendo un po' in tutto il mondo. Pensate, firmare con un'agenzia, avere la possibilità di poter incidere i propri CD, fare i music video, fare i tour, avere dei fan che urlano il vostro nome in tutto il mondo, deve essere un'esperienza davvero unica. Tuttavia, questo può avere dei retroscena molto scuri. In questo video parleremo di quello che è capitato a una di queste ragazze. Cos'è successo alla cantante Kim Hyun-un? Sono sicuro che vi sorprenderà e vi lascerà completamente sotto shock. Parleremo anche di altre celebrità che purtroppo sono andate incontro a un destino simile. In ogni caso, ragazzi, prima di iniziare con questa storia, vi chiederei gentilmente di lasciare un like e un commento, che così aiuterete l'algoritmo di YouTube a far riconoscere i miei video. Vi voglio ringraziare in particolare per tutti i like e i commenti che avete lasciato sotto il video scorso. Vedo che comunque il vostro aiuto sta dando grossi risultati, quindi vi chiederei di continuare a sostenere questo canale, così posso poter portare più contenuti. Ma adesso iniziamo con questa storia. Kim Hyun-un era solamente 25enne nel momento in cui è successa questa storia di cui andremo a parlare. Era stata estremamente promossa come cantante, ma anche come comica nella TV coreana intorno agli anni 2000. Questa ragazza era in questo programma che all'epoca era estremamente famoso, un programma comico, una specie di Zelig, se volete, coreano. E questa ragazza, tra l'altro, ha anche vinto dei premi partecipando a questo show e aveva veramente una brillante carriera, davanti a sé, sembrava, e sembrava essere estremamente promettente. Tra l'altro, lei faceva questo sketch chiamato Korean Charlie's Angels, che praticamente era una versione coreana delle Charlie's Angels, ovviamente in chiave comica. Questo gruppo di queste tre ragazze, appunto Charlie's Angels, nel 2006 è riuscito a firmare un contratto discografico e avrebbero debuttato come idol. Queste sono le immagini un po' promozionali. Qui posso far vedere delle immagini di un loro concerto. La loro schedule si era riempita di tantissimi concerti, eventi promozionali, eccetera, eccetera. E il 10 gennaio del 2007 il gruppo avevano una serie di concerti uno dietro l'altro e in quella giornata avevano tra l'altro due concerti in un giorno. Un concerto sarebbe dovuto iniziare alle 6 e un altro concerto qualche ora dopo. Tuttavia il loro primo concerto di quella giornata era a Seoul alle 6 di pomeriggio e per dei problemi tecnici hanno dovuto posticiparlo alle 7. Dopo avevano un altro concerto in programma nello slot seguente della loro giornata. Tuttavia i posti, i venue, erano estremamente distanti l'uno dall'altro. Uno si trovava a Seoul, mentre l'altro in questo luogo che potete vedere dalla mappa. Le ragazze hanno finito la loro prima esibizione verso le 7:30 e come potrete immaginare Seoul è una città enorme, quindi comunque spostarsi da una parte all'altra della città non è per nulla facile e il traffico è terribile in quelle ore. È esattamente la rush hour e in ogni caso, anche se non si fosse trattato di una rush hour, ci si impiega sulle 2 ore da andare da Seoul a questa città. Loro hanno lasciato il venue alle 7:16 e il loro prossimo concerto sarebbe iniziato alle 8:30. Quindi capite, loro avrebbero dovuto percorrere una distanza per cui di solito ci si impiega sulle 2 ore in 40 minuti, una cosa impossibile sostanzialmente. Il manager chiamò il capo della loro agenzia per dirle che non sarebbero andate nel secondo concerto perché era praticamente impossibile arrivarci in quel lasso di tempo. Tuttavia, il presidente ha detto al manager che se non l'avrebbe portato nel venue successivo sarebbero stati i cazzi sostanzialmente. È sempre brutto quando sono sempre i soldi a creare tutti questi casini, però insomma, quando ci sono un sacco di soldi comunque in mezzo si creano queste situazioni veramente scomode. All'interno di un'agenzia solitamente ci sono vari livelli e se siete praticamente
solitamente il manager che porta in giro le ragazze, solitamente siete un livello abbastanza basso dell'agenzia, cioè perché sennò vi presentereste solo per gli importanti eventi, eccetera, eccetera, non fareste anche da autista. Tuttavia, il presidente, avendogli detto praticamente di andare più velocemente possibile al secondo concerto, lui ha eseguito gli ordini perché non aveva molto potere all'interno di quell'agenzia, quindi ha premuto sull'acceleratore e è andato a 120 all'ora per riuscire a portare le ragazze appunto nell'altra città. E 120 all'ora era veramente velocissimo, perché quella vettura sarebbe andata al massimo a 120, quindi vuol dire che stava andando come un pazzo per poterle portare. Tra l'altro, una delle componenti di questo gruppo ha detto che sentiva come se la vettura stesse bruciando per la velocità che stava andando. E purtroppo c'è stata una curva che l'autista non è riuscito a compiere e hanno finito per fare un incidente. La vettura era praticamente distrutta, potete vedere qui dalle immagini, e tutti i componenti hanno subito delle forti lesioni, tra cui anche la ragazza di cui stiamo parlando principalmente in questo video, quella che è stata ferita più gravemente. L'hanno portata subito in ospedale, ha cercato di combattere per ore e per ore, e le sue ultime parole sono state: voglio vivere. Tuttavia questo non è bastato e purtroppo non ce l'ha fatta. Questo è stato un grosso colpo, perché potete immaginare comunque se un componente di uno dei gruppi più promettenti sulla scena musicale coreana finisce per schiantarsi con l'auto e perdere la vita, potrete capire come la gente ha iniziato ad indagare su questa faccenda e ha detto: com'è possibile che questo sia potuto succedere? E sembra che l'agenzia abbia fatto di tutto per coprire quello che ha fatto. Il presidente della loro agenzia ha detto che in realtà la loro schedule non era troppo piena di impegni e che tutto stava andando secondo i piani e questo è stato solamente un incidente inevitabile sostanzialmente. E ha anche detto che in realtà la vettura stava andando a una velocità normale, non stavano praticamente correndo all'impazzata per poter raggiungere la loro prossima destinazione. E inoltre questa agenzia ha sottolineato che queste ragazze sono partite alle 6:30 e che il loro prossimo stage sarebbe stato alle 9, mentre come noi sappiamo hanno lasciato il concerto dove si trovavano prima alle 7:20 e sarebbero dovute essere al loro prossimo concerto alle 8:30. Quindi vi faccio vedere gli orari, c'è una grossa differenza tra gli orari che l'agenzia ha detto che andava tutto secondo i piani e quello che realmente è accaduto, che poi ha portato alla fine che vi ho appena descritto. Un esperto di vetture ha analizzato comunque quello che è successo e ha detto che c'è stata un'accelerazione eccessiva e la vettura non è riuscita a curvare e quindi si è andata a schiantare. Grazie a una serie di indagini è stato scoperto che i media e la stessa agenzia stavano cercando di coprire una serie di cose che hanno fatto, che vi ho descritto poco prima, e tutto quello che stavano raccontando erano delle bugie per salvarsi la faccia, diciamo. Questo incidente sembra essere stato proprio la cima di un iceberg, perché sono state scoperte poi una serie di altre azioni discutibili, diciamo così, che questa azienda ha compiuto. Una delle cose più assurde di tutto ciò è che sapete che c'è un'assicurazione sulla vita che valeva $100,000, una cosa del genere, e questi soldi non sono andati alla famiglia ma all'azienda. Cioè, io quando l'ho letto ci sono rimasto un po' cosa? Cioè, questa ragazza ha perso la vita e i soldi della sua assicurazione vanno all'azienda e non alla famiglia. Non so bene come funzionino queste cose, però diciamo che mi ha un po' sorpreso. Non so se voi magari siete più esperti di me e mi sapete dire perché è successo questa cosa, però considerando che la causa praticamente della morte di questa ragazza è stata proprio quell'agenzia, è assurdo che questi soldi vadano proprio all'agenzia. Questo è dovuto a un contratto che hanno firmato. Ne abbiamo parlato anche in passato su questo canale dei contratti che vengono dati a volte a dei cantanti coreani, che spesso li firmano senza pensarci due volte, perché hanno il sogno di fare degli idol e magari sono molto giovani e non guardano bene il contratto e poi trovano queste clausole un pochino assurde. Però d'altronde, cioè, se voi non volete stare a questi patti probabilmente non finirete per fare voi l'idol ma lo farà qualcun altro, quindi diciamo che è un po' un non si può farci niente, bisogna firmare il contratto così. Adesso per fortuna sembra che le cose stiano migliorando, però negli anni 2000 soprattutto la situazione era quella. La famiglia di questa ragazza era piuttosto povera e sopravviveva proprio con il minimo indispensabile, quindi magari i fan di questa ragazza, che comunque era super famosa in quel momento,
appunto pensavano che lei vivesse una vita super lussuosa e che la sua famiglia magari stesse benissimo, mentre invece le uniche persone che stavano beneficiando, diciamo, di questo suo successo erano sostanzialmente la sua agenzia, in particolare il presidente, quello che ha raccontato tutte queste bugie poi ai media. E inoltre la famiglia di questa ragazza che viveva in queste condizioni doveva pagare una grossa cifra di denaro all'azienda, perché comunque essendo venuta a mancare questa ragazza, che comunque sapete che quando un idol debutta le aziende spendono una grossa cifra e di solito questa cifra, quando l'idol poi man mano che diventa famosa, la ripaga indietro. Tuttavia, essendo che questa ragazza è venuta a mancare, non può più lavorare ovviamente, e quindi la famiglia era ritenuta responsabile. Tuttavia la famiglia ha detto che non aveva quei soldi da poter dare all'azienda. Quando la ragazza hanno firmato, hanno detto che l'agenzia avrebbe speso $200,000 per la loro promozione, il loro training, eccetera eccetera, e che poi mano a mano avrebbero dovuto ripagare. Tuttavia sembra che ciò non sia avvenuto sostanzialmente, perché appunto una dei componenti è venuta a mancare. Ma la cosa che più puzzava, diciamo, in tutta questa storia è che quando le ragazze si allenavano non avevano nemmeno una vera e propria stanza dove allenarsi, potete vedere qua in queste immagini. Quindi c'è assurdo che l'agenzia abbia detto che abbia speso questa spesa così alta per aver promosso queste ragazze, perché non sembra che questi soldi siano stati spesi per il loro debutto, a giudicare da queste immagini. E tuttavia questo non sono io a dirlo, ma era quello che sostenevano i media indagando di più e di più su questa faccenda, anche con interviste che hanno fatto alla famiglia di questo componente che è venuto a mancare. Sembra che l'unico pagamento che abbiano ricevuto sia stato quello di meno di $200,000 da dividere. Sono state in più di 40 programmi televisivi, più di 29 programmi radio, hanno fatto più di 10 concerti, quindi diciamo che il pagamento dovrebbe essere stato molto più alto. Poi comunque considerate che mettete le tasse, le dividete tra i tre componenti, cioè potete capire come il pagamento non è che sia stato così alto per la quantità di lavoro che hanno fatto in tutto quel periodo che stavano lavorando per questa azienda, diciamo. Soprattutto perché a monte c'era quel debito di cui ho parlato all'inizio. E questo, ragazzi, non è un problema che è successo solamente a questo gruppo. Per esempio c'era anche un gruppo chiamato Secret in passato che ha avuto delle, diciamo, dei problemi simili coi componenti che non avevano ricevuto pagamenti dalla loro azienda e che si sono ritrovate in una situazione per nulla comoda. Anche queste ragazze avevano una schedule estremamente piena di milioni di impegni, e qua praticamente anche loro hanno fatto un incidente. Tuttavia per fortuna tutte le ragazze sono sopravvissute, ma c'è anche un video in cui si vede la vettura che le stava trasportando sfrecciare praticamente su questa autostrada. Guardate qui la vettura a che velocità stava andando. Nel 2007 anche un gruppo che magari molti di voi conoscono, i Super Junior, sono stati coinvolti in un incidente e uno dei componenti ha dovuto subire un intervento chirurgico dopo questo incidente. Quando è successo questo incidente i Super Junior erano al picco della loro carriera, infatti qua ci sono un sacco di diciamo immagini dell'incidente e tutto quello che è successo. Immaginatevi comunque essere in un incidente del genere, avere tutte queste persone magari vicino a voi che fanno foto e video. È anche successo un caso simile a questo gruppo recentemente chiamato Ladies Go. Anche loro purtroppo per poter mantenere la loro schedule si sono dovute spostare a gran velocità da un venue a un altro, e purtroppo questo incidente due dei componenti hanno perso la vita. Il giorno prima era il suo compleanno, hanno fatto questa torta che però non li hanno potuta mangiare perché erano in dieta. Si è addormentata nella vettura mentre stava andando nel secondo venue della giornata e purtroppo lì c'è stato quell'incidente e da lì non si è più svegliata. Quindi potete capire che, come anche queste che sono delle persone comunque considerate al top del top, che stanno facendo music video e la gente pensa che siano super glamorous, sono messe in queste posizioni estremamente diciamo pericolose per poter mantenere queste schedule così piene di impegni. Sembra una cosa assurda, ma allo stesso tempo è un mondo estremamente competitivo, quindi se magari questo gruppo non può fare tutto quello che dovrebbero fare per poter garantire la loro celebrità e poterli far sfondare, può essere che un altro gruppo magari più accondiscendente e decide di accettare tutti questi lavori e quindi avrà più chance di avere successo. Però ragazzi, la storia rimane estremamente triste e io non lo so, ditemi che cosa ne pensate. Spero di vedervi nel prossimo video e speriamo che storie come questa non succedano mai più. Io vi mando un grosso saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.